Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche questa mattina vorrei invitare nella nostra preghiera ad essere come quella terra che si sente riarsa e sta sotto la pioggia che scende dolcemente. Naturalmente ha bisogno di starci tanto tempo. Aperta così ad accogliere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, vorrei ricordare che ieri nel Vangelo si parlava del granello di senape e del lievito per farci comprendere che cos'è, come è il regno di Dio. Il regno di Dio è già presente e regna attraverso la piccolezza. Ciò che non conta agli occhi degli uomini perché è irrilevante. Dio regna lasciandosi mescolare, disperdere, nascondere nell'impasto della vita umana, portando in tutte le situazioni lo spirito del Figlio, offrendo la propria vita perché tutto diventi cibo buono da mangiare. Ecco, oggi ascoltiamo il brano successivo che ci parla della salvezza. Il problema fondamentale dell'uomo è la salvezza. Si parte dalla salvezza dalle malattie, la salvezza dal fallimento economico, ma la vera salvezza che interessa è la salvezza da una vita senza futuro. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o oh Nomina. Cristo. Chi si salverà? Sono tanti, sono pochi? Gesù non dice una risposta numerica, ma invita a sforzarsi di entrare per la porta stretta. Quindi lui ci tiene, parteggia affinché possiamo entrare per questa porta che dà accesso al regno di Dio, dà accesso alla salvezza. Parlare di porta significa parlare di casa dove si vive la famiglia, si vive la relazione con il padre, con gli altri figli che sono fratelli. Ecco, per entrare in questa casa,
ci vuole un cuore disposto a questo. Ecco, allora questa porta viene descritta come una porta stretta, addirittura poco dopo viene descritta come una porta chiusa. E dopo ancora viene descritta come una porta che oltre che a essere chiusa, si viene cacciati fuori. Ecco, quindi veramente, è un Vangelo che ci fa molto riflettere. Poi paradossalmente si parla di altri, innanzitutto i padri Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, ma poi altri che vengono da Oriente, da Occidente, da settentrione, da mezzogiorno, che entrano, quindi addirittura qui la porta sembra spalancata, ma non per noi, ma per gli altri. Ecco, quindi c'è veramente qualcosa su cui riflettere. Allora, proviamo a pensare. Ieri ci parlava di piccolezza. Il regno di Dio ha lo stile della piccolezza. Allora, forse la porta stretta ci sta a dire, se non ci facciamo piccoli, non ci passeremo mai. Ecco, la porta in fondo è Gesù stesso. Gesù si è fatto il più piccolo, l'ultimo di tutti. Se vogliamo entrare in Lui, non possiamo entrarci con un io enorme, pieno di sé, pieno delle proprie pretese, autogiustificazioni, sicurezze, giudizi sugli altri. Ecco, dobbiamo farci piccoli. Addirittura la piccolezza più grande ce l'abbiamo quando riconosciamo di essere miseria. A volte fa paura dire una espressione del genere. Sembra troppo, no? Ma è la nostra vera realtà, riconoscere di essere miseria. Riconoscere di essere perduti, di essere lontani. Allora passeremo per la porta stretta, ma passeremo veramente sentendo che è larghissima, che è spalancata. Ecco, sentiremo che la salvezza è un dono gratuito della misericordia. E soltanto allora, quando ci saremo riconosciuti miseria, sentiremo questa salvezza perché la sapremo accogliere. E mi viene in mente quella frase che dicono i discepoli sulla barca nel lago in tempesta: Salvaci, Signore, siamo perduti. Ecco, soltanto in questa situazione, in questa posizione, scopriamo che da perduti che eravamo, siamo graziati. Questa è la salvezza. Non autoassolverci perché siamo stati bravi, perché abbiamo fatto mille cose, abbiamo partecipato a mille eucaristie, a mille incontri sulla parola. No, la salvezza è lasciarci amare. Non passerà colui che si sente giusto, che giudica gli altri come lontani da Dio e che è pieno di sé. Ecco allora. Questo voi che Gesù ripete tantissime volte nel Vangelo di oggi, siamo noi, siamo proprio noi, che magari frequentiamo gli ambienti parrocchiali e questo ci dà la sensazione di essere a posto o comunque meglio di tanti altri. Dobbiamo abbandonare questo atteggiamento, proprio abbandonarlo del tutto, perché ci chiude nella maniera più assoluta al dono gratuito della salvezza. Allontanatevi da me, dice il Signore, no? Sì, perché quando riconosceremo di essere lontani, allora Lui potrà raggiungerci, perché Lui è già là dove sono i lontani e potrà abbracciarci con la sua misericordia. Ecco, ci presentiamo veramente in questo nostro nulla, miseria, ma amata infinitamente dalla sua misericordia. E preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te.
e con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. per intercessione dei santi Simone e Giuda, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ecco, volevo dire una cosa, che oggi, festa dei santi Simone e Giuda, il Vangelo sarebbe diverso, ma noi abbiamo fatto la scelta di seguire il Vangelo continuato di Luca, che sarebbe stato letto in caso di giorno feriale. Seconda cosa, vorrei chiedere una preghiera perché oggi io con i miei compagni ricordiamo 25 anni di ordinazione diaconale. Allora, diacono vuol dire servo e Gesù è il servo ultimo di tutti, ecco, per servire tutti. Ecco, chiediamo una preghiera, chiedo una preghiera affinché possiamo essere veramente servi e ultimi di tutti, ecco, perché è la nostra via che non possiamo mai lasciare. Ecco, grazie, buona giornata e a presto.